Eccoci qua, un attimino che devo solo sistemare un attimino le cose qua per vedere un attimino come possiamo fare. Ecco, ecco qua, ma tra l'altro ho anche sbagliato perché devo fare dall'altra parte. Quindi non è qua. Termino streaming. Allora, un attimino che dobbiamo solo sistemare. Eccoci qua. Vediamo un attimino come funziona tutto per parlare del metaprogramma di orientamento e vedere un attimino come possiamo ottenere dei risultati. Metaprogramma di orientamento è un metaprogramma Rapporti sentimentali e di... molto interessante perché ci permette di conoscere molto sulle Permette persone. di conoscere molto sulle persone. Permette di conoscere. Eccoci qua, bene, benvenute tutte le margascioni, margascioni, bene, bene, siamo partiti leggermente in ritardo, il tema è il metaprogramma di orientamento, metaprogramma di orientamento. Allora, vediamo un attimino se la notifica da parte di YouTube è arrivata o meno. E il metaprogramma di orientamento che cos'è? È quello che Jung aveva definito l'orientamento, potremmo definire, dell'energia individuale della persona e che portava all'introversione o all'estroversione, cioè i due, diciamo, noi abbiamo un'energia che può manifestarsi in modalità diverse. Ah, santo saluto Stefano Gatto, Claudia, Carmen, Lara, Compulsiva, Stefano, Emma, saluto tutti. Quindi possiamo immaginare come noi siamo fatti di energia e questa energia può espandersi verso l'esterno oppure può essere compressa verso l'interno, no? E le due forme di energia, diciamo, quando l'energia viene compressa verso l'interno, viene direzionata verso l'interno, manda la persona in quello che viene chiamato, che Jung ha chiamato la persona introversa, cioè il verso l'interno. E poi ci sono state, da PNL, diciamo, ha studiato delle evoluzioni rispetto al sistema junghiano, ha reso più complesso e più utile, diciamo così, da un punto di vista della comunicazione, da un punto di vista della seduzione, queste canalizzazioni di energia. Mentre quando l'energia vitale, potremmo dire, perché Freud era più connesso diciamo, all'energia sessuale e all'energia poi dopo diciamo, dal principio di piacere in avanti, oltre il principio del piacere, introdusse anche l'energia Eros e Thanatos, di quello che parlavamo ieri sera in live. Queste due energie, questo mix di queste due energie, Freud, Jung le chiamò energia di vita. Ora, questa energia di vita può essere dirottata verso l'interno, quindi racchiusa verso l'interno, oppure può essere proiettata verso l'esterno. Proiettata